L'avevano promesso e l'hanno fatto. Nella fabbrica del freddo di Susegana operai in sciopero proprio a causa delle basse temperature. Quello che sembra un paradosso linguistico è in realtà quanto accaduto stamani all'Electrolux, dove l'85% degli operai del primo turno si sono astenuti dal lavoro perché i termometri nel capannone indicavano appena 14 gradi. Diversi lavoratori, dicono i sindacati, costretti per ripararsi dal freddo a lavorare con giubbotti e scarpe, indumenti, dicono, incompatibili con le norme antinfortunistiche. Sindacati trevigiani e veneti proprio in mattinata riuniti a Padova per discutere con l'avvertenza AIER e 110 lavoratori a rischio occupazione il rinnovo del contratto nazionale del lavoro. Con Susegana, dove è sempre aperta la polemica sui troppi straordinari effettuati, con la conseguenza che ora i dipendenti dovranno restituire il bonus degli 80 euro di Renzi. Quindi ha danneggiato i lavoratori economicamente che non si aspettavano di venire pagati i permessi. Questa è una scelta dell'azienda che non abbiamo nessun chiarimento ancora, per quello che sappiamo, e che ha inciso appunto su questa conseguenza che ci ha impedito di, e se non perso completamente, in parte i 960 euro previsti annualmente.